Siamo con Mister Viassi dopo questa battuta d'arresto interna del Fossano. Intanto volevo richiedere un suo commento su questa sconfitta inaspettata. No, inaspettata perché un po' tutti, c'è sempre dall'inizio dell'anno questo discorso che siamo tra le favorite, tra il gruppo delle favorite a vincere, più che magari galvanizzarci e darci un po' di spensieratezza, ci sta mettendo un po' troppa pressione quando nessuno ci ha chiesto niente. E quindi così, oggi la partita lì, noi a giocarla e a farla, penso che nessuno sia difficile dire il contrario, perché oggi la partita dal primo minuto all'ultimo l'ha condotta il Fossano e loro hanno fatto i gol, non hanno rubato nulla perché una squadra con grande caparbietà, organizzata, però ha sfruttato ogni minima indecisione che è stata sfruttata. C'è un rigore secondo me da Polli, quello dell'1-0, secondo me da lì la partita cambia, nel senso che noi dobbiamo fare, loro si chiudono, vengono a meno gli spazi e loro poi ripartono, contropiedi e cose varie. Quindi, poi l'abbiamo recuperato 1-1, poi devi stare lì un attimo a organizzarti, non c'è tempo di mettersi a posto un attimo, prendi il 2-1. Poi una grande azione del 2-2, perché abbiamo fatto noi i nostri gol con le azioni, se uno vede, cioè poi alla fine non è che c'è un rimpallo, una palla che arriva lì, sono tutte azioni costruite. Dopo che hai fatto il 2-2 su una grande azione, ti trovi 30 secondi dopo, non c'è ancora neanche il tempo di fare il cambio per mettermi a posto, prendiamo un gol rocambolesco, anche il 3-2. E quindi niente, bisogna lavorare, migliorarsi, guardarsi un po' negli occhi e capire che, come ho detto dal primo giorno di ritiro, sarà un campionato durissimo e diverso dall'anno scorso e penso che non mi sto sbagliando a proposito, perché a parte noi, ma vedendo anche i risultati, è dura, un campionato durissimo, penso uno dei campionati più duri degli ultimi anni. Comincio l'ultima cosa, penso che avete un pochino anche risentito magari della Coppa No, giocata giovedì. abbiamo corso fino all'ultimo. Abbiamo corso fino all'ultimo, l'abbiamo messi praticamente negli ultimi 30 metri, quindi se avessimo risentito sarebbe stato diverso, non saremmo riusciti a tenere palla davanti, farla girare come l'abbiamo fatta girare, quindi no, non abbiamo risentito, cioè, anche perché 4-5 giocatori nuovi rispetto a giovedì, e quindi.